Grazie mille, il signor Presidente, caro Yves, signor Rettore, caro Paolo, caro rappresentante degli studenti, autorità tutte della Regione, a partire dall'assessore Saccardi, del Parlamento. Maria Chiara, qui giochi in casa, quindi non soltanto nella tua veste di deputati. Scuso il ministro Calenda che è partito di corsa perché c'ha un confronto anche duro con i call center, perché poi c'è Industria 4.0 e ci sono le problematiche sull'occupazione. Permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto al signor sindaco di questa città. La dimostrazione più evidente che non ci sono campanili e regionalismi in questa discussione sta nel fatto che mettiamo a Pisa uno dei centri chiave e il Presidente del Consiglio fiorentino viene a rendere omaggio a questa straordinaria realtà, non soltanto al Sant'Anna, anche alla Normale naturalmente, ma nel caso del progetto che abbiamo appena espresso, che abbiamo appena ricordato, il Competence Center insieme ai tre politecnici sarà proprio la vostra realtà. Ora io ho mille suggestioni dalle cose che avete dette. Da un lato mi verrebbe voglia di parlare del Paese, come ha fatto Paolo, come hanno fatto tutti coloro i quali sono intervenuti. Sono le ore della legge di bilancio, voi avete visto su un piccolo settore, sul settore dell'industria 4.0, un grande investimento e un desiderio profondo di raccontare una visione organica dell'Italia dei prossimi 20 anni. Cioè, i miliardi di cui ha parlato Calenda, che si è pure dimenticato en passant il miliardo in più che abbiamo messo sul fondo di garanzia, perché poi c'è la necessità di mettere denaro vero, pompare denaro vero nell'economia in una fase come quella che stiamo vivendo, i denari che stiamo mettendo sono la dimostrazione più forte che c'è un disegno organico, perché non sono denari messi un po' in qua e un po' in là, utilizzo tecniche tipico giuridico di grande riferimento, vale a dire non sono denari messi a casaccio, sono soldi investiti sulla visione strategica dell'Italia. Dall'altro però c'è la necessità di investire sul sociale, su chi non ce la fa, su chi resta indietro. E questo tema è un tema molto delicato, perché la paura del nostro tempo è una paura rivolta al futuro. Cioè la gente oggi ha preoccupazione e inquieta sul proprio domani. Non era così per i nostri genitori, non era così per i nostri nonni. Il futuro era un grande orizzonte di progresso. Tu potevi avere dubbi su di te, ma sapevi che il mondo del dopoguerra andava verso un orizzonte positivo. Oggi la stragrande maggioranza dei cittadini vede le proprie condizioni di vita tendenzialmente destinate a stare meglio che in passato, ma le condizioni di vita di tutti più preoccupanti. Guardate i dati. E allora questo sarebbe il primo tema su cui discutere, ma in realtà noi dobbiamo partire dal Sant'Anna. Perché? Perché in 30 anni avete fatto una cosa enorme, onore e merito. In 30 anni avete cambiato non soltanto la storia di questo istituto, ma probabilmente almeno in parte la storia di questo Paese. Ed è giusto che non io personalmente, ma il Presidente del Consiglio, il Capo del Governo, ve ne dia atto in modo formale. Ma proprio perché siete fatti così, questo riconoscimento formale fa piacere sicuramente, ma non serve a niente. Perché i prossimi 30 anni devono essere meglio. Perché i prossimi 30 anni devono vedervi aggredire il futuro, andare a costruire le prospettive che ci aspettano in modo diverso da come abbiamo fatto sino ad oggi. L'Italia in questi 30 anni qualche occasione l'ha perduta. L'ha perduta per responsabilità varie, in primis della politica, non sempre, non si può fare tutta l'erba un fascio, non soltanto sulle questioni di cui parliamo spesso, non ha perso l'occasione sulle riforme, che è evidente perché basta guardare i giornali per rendersene conto. Ha perso occasioni dal punto di vista imprenditoriale, economico. Persino, lo dico agli studenti che si occupano in modo particolare di economia, di scienze politiche, persino nelle modalità con cui si fanno le graduatorie. Il rettore Perata ha detto en passant, lo ha lasciato in filigrana, è impensabile che ci siano certe graduatorie come quelle che vediamo tutti i giorni sulle varie statistiche, è impensabile che nella graduatoria di libertà di informazione, non parlo delle università perché mai si potrebbe dire che
questo tipo di graduatorie sono discutibili, ma è impensabile che nella graduatoria della libertà di informazione noi ci collochiamo al 78esimo posto tra un paese che è appena uscito da una dittatura e che ha fatto le prime elezioni nel 2015 e un paese che non conosce la libertà di informazione. È impensabile che ciò accada. Perché? Perché è sempre mancato lo sguardo globale da parte dei decisori di approcciare con uno sguardo scientifico, sistematico, alle graduatorie. E allora anche su questo dovremmo lavorare. Ma ha ragione Yves Méni quando ci dice: ehi, però la competizione sta correndo. Graduatorie o non graduatorie, in particolar modo nel sud-est asiatico e non soltanto nel sud-est asiatico, c'è una competizione straordinaria, affascinante, difficile. Il Sant'Anna può stare in questa competizione? Per me sì. Dobbiamo lavorare meglio. Ho detto al rettore che siamo disponibili a discutere da subito del progetto del campus, in parte individuando risorse eventualmente nei progetti di cui vi ha appena parlato il ministro Calenda. In parte siamo disponibili a trovare risorse anche altrove, ma noi ci siamo, sul campus ci siamo, pronti. Siamo disponibili a discutere nel merito di quali sono le scelte più concrete, contingenti da fare. Però arriviamo al punto. Qual è la visione dei prossimi 30 anni dell'Italia? Io credo che l'Italia dei prossimi 30 anni abbia degli asset straordinari da poter utilizzare. Il primo, ha un margine di miglioramento dell'efficienza del sistema paese che è straordinario. In altri termini, il fatto che il funzionamento istituzionale non sia stato il più efficace, diciamo con un eufemismo, ci permette di avere un potenziale vantaggio competitivo perché possiamo recuperare. Da questo punto di vista, il vostro lavoro sulla valutazione del servizio pubblico da quello sanitario e non soltanto da quello sanitario può essere interessantissimo. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Saccardi, con la professoressa Nuti, con altre persone del vostro team. È un tema cruciale. L'Italia mette in sanità meno soldi degli altri, però li spende in molti casi in modo discutibile. Negli ultimi 2 anni, non so chi di voi ha fatto delle verifiche su come, attraverso le nuove regole di Consip, abbiamo fatto un intervento strutturato sulla efficienza della spesa nel settore sanitario. Ma nei prossimi anni noi avremo la gente che invecchia, meno male, perché tecnicamente non importa essere degli studenti del Sant'Anna per capire che se non invecchi non è un gran segnale. Woody Allen ha sempre detto che invecchiare non è granché, ma è comunque meglio dell'alternativa. E allora da questo punto di vista la gente invecchia in Italia. Siamo il secondo paese come longevità al mondo, bene, vuol dire che così male non si sta, ma nell'essere il secondo paese come longevità al mondo e nell'avere l'età media che si allunga abbiamo un problema di qualità della vita e di nuove malattie che sono vecchie malattie, ma che sono pazzesche. Noi non ci rendiamo conto finché non li guardiamo i numeri della demenza senile e dell'Alzheimer. E contemporaneamente abbiamo dei farmaci che hanno visto negli ultimi anni un'innovazione straordinaria, non soltanto quelli oncologici per i quali abbiamo investito più soldi, noi passiamo da 111 a 113 miliardi sul fondo sanitario quest'anno con questa legge di stabilità, ma che consentono in alcuni casi di estirpare la malattia. Pensate all'epatite C. Il punto diventa come valutiamo e monitoriamo i denari che mettiamo in sanità. Il punto diventa come interveniamo in una logica dei servizi, valorizzando l'esperienza dei comuni, che è una grandissima esperienza, consentendo però ai comuni non soltanto di lavorare sulla base di buone pratiche locali, ma anche di avere un benchmark nazionale in cui si possa dire: guarda, questa esperienza qui, lo sa bene Marco Filippeschi anche nella sua veste di presidente di Lega Autonomie, questa esperienza qui la puoi prendere da un altro comune e semplicemente copiarla o comunque valorizzarla. Allora, su questi temi l'Italia ha un margine di efficientamento amministrativo che è straordinario. Ai cultori della scienza dell'amministrazione c'è una grande partita da giocarsi. È bella questa, è forte. L'Italia c'è. Secondo punto, qualità dell'educazione. Noi continuiamo con questa retorica della fuga dei cervelli all'estero. Al punto che talvolta ignoriamo il fatto che una parte dell'emigrazione non è soltanto fuga di cervelli. Tanto in un mondo interconnesso un cervello non va in fuga,
Ci sono dei momenti in cui il corpo resta qui e il cervello sembra in fuga, ma quelli sono casi legati alla vita quotidiana politica su cui evito di intervenire in una sede autorevole e istituzionale come questa. Il punto centrale è che è naturale aprirsi e avere dei luoghi di confronto. Quanti sono qui gli studenti stranieri? 25, 1 su 4? 23%, 1 su 4. Bisogna trovare il modo per essere attrattivi. A me non interessa riaprire la discussione per i prossimi 30 anni su quanti cervelli italiani vanno all'estero. Mi interessa capire quanto gli hub internazionali italiani sono in grado di attrarre nuovi talenti, sperando che siano italiani, ma aprendosi tranquillamente alla competizione internazionale come si fa dappertutto. È chiaro che se tu non hai questi luoghi o li hai troppo pochi, ha detto Meniche, si tratta di un diamante e che manca la collana, come avrebbe detto quello, credo sia Calvino, non sono le perle che fanno la collana, ma il filo. Qual è il filo che tiene insieme tutto questo? L'idea che in Italia ci si finalmente decida a investire sulla qualità dell'educazione e sulla centralità del capitale umano. Ve lo vengo a dire qui nella patria dei robot. Guardate che l'intelligenza artificiale è una straordinaria opportunità per valorizzare l'intelligenza umana, non per sostituirla. Tutti noi amiamo Blade Runner, perlomeno la generazione un po' più anziana, la mia. E Blade Runner è forse uno dei più bei film e più straordinari, anche sul senso di esistenzialismo e sulla visione eziologica dell'uomo. Ma il punto centrale è che l'intelligenza artificiale valorizza l'intelligenza umana, non la sostituisce. Ha una serie di ripercussioni antropologiche, sociali, culturali e filosofiche che aprono spazio a quella interdisciplinarità a cui tu hai fatto riferimento con un intervento che ho molto apprezzato, vale a dire con la capacità di stare insieme. Ma c'è il secondo punto, l'Italia deve investire su questo. E vi è un terzo elemento, e poi vado rapidissimamente a chiudere, l'autostima. L'autostima. Ah, ma questi sono discorsi da 14 anni. L'Italia ha un gigantesco problema di autostima, esattamente come un paese adolescente, come un quindicenne che ha talento ma non ci crede. Pensate soltanto, lo dico ai più giovani, a che cosa è stato per noi la parola globalizzazione. Nel dibattito politico degli ultimi 30 anni la parola globalizzazione è stata vista come l'avversaria, la nemica. Autorevoli ministri di primissimo piano di alcuni governi, i nostri interlocutori in tutte le sedi istituzionali bruxellesi, hanno definito la globalizzazione il più grande problema dell'Italia. Hanno detto che la globalizzazione avrebbe disintegrato l'Italia. E mentre lo dicevano non si accorgevano che certe regole europee, a mio giudizio discutibili e sbagliate, ma ne abbiamo parlato con Menin quando presiedeva l'Istituto Universitario Europeo, certe regole europee hanno paradossalmente portato a omologare, quando invece la globalizzazione è un trionfo delle identità, se giocata bene. La globalizzazione in un mondo che chiede più qualità, più bellezza, più educazione, più innovazione, più futuro, permette all'Italia di essere protagonista. Quando io cerco di dire che questa è l'occasione dell'Italia, non voglio fare terapia di gruppo. Grazie Matteo per aver condiviso, grazie. Modello Alcolisti Anonimi, che pure sono una realtà importante anche quella, dal punto di vista sociale. Non voglio fare training autogeno, convincere ciascuno di voi che ce la può fare, come un allenatore che dice dai, sto semplicemente raccontando che il mondo di domani, e voi lo sapete, per chi investe su queste tematiche può essere un mondo in cui il nostro ruolo non è soltanto quello marginale come ai tempi della Guerra Fredda, dove eravamo al confine e quindi di conseguenza eravamo geopoliticamente importanti. Può essere un ruolo significativo in quello che qualcuno ha chiamato soft power, ma che ha un potere molto duro, non soft, che è quello di riuscire ad essere capaci di attrarre qualità e di espandere bellezza. Io mi rendo conto che questo quadro è un quadro che può sembrare o banale o visionario, o entrambi se volete, perché non è mica detto che la parola visionario sia di per sé una parola che preveda la profondità immediata, ma credo che sia questo il giudizio che sta portando il nostro governo e più in generale il nostro paese a raccontare qual è l'Italia che noi immaginiamo. L'Italia che noi immaginiamo è questa.
Ah, ma come si giustifica questo con le misure che fate? Esattamente come abbiamo detto qua. Ecco perché il Sant'Anna ha un ruolo ancora maggiore nei prossimi 30 anni. Sfidateci, fate polemica con noi, provocateci, venite a dirci su cosa stiamo sbagliando. Siete così bravi, io ci credo, e allora che aspettate a farvi sentire di più? A venire a dire su cosa il governo non sta facendo quello che deve fare? Noi vi vogliamo così. Siete 50 in tutta Italia, anzi nel mondo, che vengono ammessi qui dentro. E che aspettate a dire quali sono le cose che vanno cambiate in questo paese in termini di prospettiva per mille argomenti? Quello che vi garantisco è che non vi diremo sì, necessariamente, ma vi ascolteremo, anche solo per dire perché non siamo d'accordo. E questo, io credo, il grande ruolo dei prossimi anni del rapporto tra centri di eccellenza e decisioni e decisori politici. La sfida, il confronto. Nessuno di noi può immaginare quale sarà l'orizzonte che ci troviamo di fronte in modo puntuale. Qualcuno di voi avrebbe mai detto che cosa poteva accadere, che so, nel campo della telefonia 10 anni fa? 10 anni fa. Chi erano i big player 10 anni fa? Nokia? Ericsson, a proposito di una realtà qui che è in crisi, Motorola. Chi sono oggi i big? Apple, che 10 anni fa nessuno di noi immaginava, sì, 10 anni fa, 2006, l'iPhone parte nel 2006. I cinesi, coreani. Allora, nessuno di noi sa cosa, quale direzione prenderà nel dettaglio il futuro, ma io sono assolutamente certo che l'Italia può essere protagonista di questo. E che quindi tutte le misure che stiamo facendo vanno in questa direzione. Troverete nella legge di stabilità un importante pacchetto di investimenti chiamato Student Act, con scarsa fantasia, diciamo in termini di fantasia di marketing, se avete anche dei suggerimenti siamo pronti ad accoglierli, perché tra il Jobs Act e lo Student Act abbiamo messo da parte il Fertility Day ed è stata una buona idea, diciamo, ecco, questa l'abbiamo almeno messa da parte, ma credo che sia fondamentale che quelle misure che ci siano le vediate dentro un orizzonte un pochino più ampio. A me continuano a dire, ah, ci sono dei singoli bonus. A parte il fatto che prima c'erano solo i malus, quindi se c'è qualche bonus non è una cattiva idea. Ma c'è questa visione, ridurre le tasse, semplificare la burocrazia, disintegrare un sistema di veti, perché in Italia per adesso contano più i veti che i voti. Fukuyama ha scritto la Vetocracy, un articolo un anno fa interessantissimo, il potere dei veti, ma sarebbe divertente discuterne qua insieme. Il punto centrale sul quale però stiamo investendo è che l'Italia, a nostro avviso, ha una potenzialità enorme. Chi lo ha capito? Fuori da noi, in tanti. Io trovo un gesto simbolico, e mi accingo ad andarmene anche per questo, che l'ultima cena di Stato del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è dedicata all'Italia. È un gesto simbolico. Il Presidente degli Stati Uniti in 8 anni ha fatto 12 cene di Stato, non ne ha fatte moltissime, poco più di 1,5 all'anno, e ha scelto di farne una, l'ultima, di salutare noi. Perché? Per il governo? No. Per un rapporto personale? No. Perché c'è l'Italia, che nel mondo di domani, se inizia a crederci, ha queste chance. C'è bisogno di un patto. Noi dobbiamo smettere di rompervi le scatole con la burocrazia. Noi dobbiamo semplificare le regole del gioco, noi dobbiamo mettere dei denari con la stessa regola, li prende chi è bravo, chi non è bravo, peccato. A chi non è bravo diamo una mano, a chi non ce la fa, a chi non riesce, perché fare politica non deve soltanto dare una... Non volevo, applaudito solo lei, ma non, è bravo anche lui, cioè non pensate che... È un principio, per me fare politica significa dare una chance a chi se la può prendere e una mano a chi non ce la fa. Merito e bisogno, competitività e giustizia. Ken Loach avrebbe detto il pane e le rose, ma non andiamo sulle citazioni filmografiche. Il punto centrale è però contemporaneamente dire anche a voi, vi sfidiamo. E io mi auguro e spero, e chiudo su questo, che da Pisa possa arrivare uno straordinario elemento di provocazione al nostro paese. Stiamo lavorando tanto perché i vari bandi, i vari progetti vadano avanti a livello amministrativo.
Marco sa bene, il sindaco Filippeschi sa che è appena stato approvato un progetto importante di riqualificazione delle periferie. Quanto sarebbe interessante oggi che l'Europa va su Marte, perché l'Europa sta andando su Marte, mercoledì la sonda Schiaparelli arriva nel primo esempio di missione europea su Marte, che l'Europa oltre ad andare su Marte, caro Yves, potesse andare anche nelle periferie, nelle banlieue di Parigi, a Molenbeek, a Bruxelles, che l'Europa fosse capace di entrare nel cuore delle periferie della quotidianità. Noi abbiamo messo 2 miliardi di euro su progetti ad hoc sulle periferie, ma accanto a questo c'è bisogno di una generazione che ci creda. Mi auguro e vi auguro di essere inquieti, di essere arroganti, nel senso latino del termine, di puntare in alto, di chiedere, di andare nella direzione di pretendere qualcosa in senso positivo, di farlo con umiltà, ma di essere capaci di non accontentarsi. E mi auguro e vi auguro di essere capaci di avere 30 anni davanti a voi, che siano 30 anni non soltanto di racconto di quello che abbiamo fatto sino ad oggi, ma di straordinaria esperienza su quello che dovremo fare. L'Italia c'è, il governo è al vostro fianco, che il Sant'Anna possa vivere i prossimi anni con la consapevolezza di giocare un ruolo da protagonista in Europa e nel mondo. Viva il Sant'Anna, viva l'Italia!